mia attività è di due tipi. Da una parte svolgo l'attività di docente universitario, insegno economia aziendale presso la Scuola di Management e Economia dell'Università di Torino. L'altro tipo di attività è quella di imprenditore e in questa forma sono presidente dell'Associazione Trasporti, Infrastrutture e Materiali da Costruzione. Le imprese che fanno parte dell'Associazione Trasporti, Infrastrutture e Materiali da Costruzione sono circa 70 e danno lavoro a oltre 10.000 persone. L'associazione comprende imprese che appartengono a diversi settori che sono apparentemente eterogenei, ma che in realtà hanno un punto comune. Imprese che si occupano di materiali da costruzione, quindi cave, imprese che si occupano di costruzione delle infrastrutture, autostrade, imprese che si occupano di trasporto locale, TPL, trasporto pubblico locale, o di trasporto di beni. Le iniziative che l'associazione porta avanti in questo senso sono quindi, se vogliamo, orientate su due attività particolari. Una prima riguarda le imprese che operano in concessione, come le autostrade, le imprese di trasporto pubblico locale o le cave, che hanno problematiche di tipo amministrativo e regolamentare, e quindi la segreteria dell'associazione si occupa di seguire queste imprese nelle problematiche di tipo giuridico, di tipo amministrativo, mentre le altre imprese che operano sul mercato hanno esigenze diverse e quindi la segreteria dell'associazione, l'associazione in generale, si occupa di favorire il networking, quindi favorire i contatti con i possibili clienti. Queste sono le attività che che rappresentano la base dell'attività dell'associazione, attraverso naturalmente da una parte un'attività di studio, di supporto per quanto riguarda i contratti di concessione, per quanto riguarda le partecipazioni ai bandi pubblici, dall'altra parte un'attività di diffusione delle informazioni attraverso anche una vetrina che è stata pubblicata sul sito dell'Unione, che ha proprio l'obiettivo di consentire, di permettere, di favorire il contatto tra le aziende che si occupano di trasporto, diciamo, privato e le imprese che sono le sue possibili clienti. Torino Capitale a Cultura Impresa è un aspetto estremamente importante nella diffusione dell'immagine di Torino. Una chicca che può essere interessante per l'attività che svolge la nostra associazione: all'interno dei nostri associati c'è un'azienda che si occupa di trasporto a lungo raggio, e attraverso un accordo con i musei torinesi ha deciso di dipingere, di tappezzare i suoi camion con delle opere che appartengono ai musei torinesi. Quindi attraverso questo nostro associato noi portiamo in giro la cultura di Torino, quindi non soltanto ne favoriamo lo sviluppo locale, ma la portiamo in giro per il mondo. Questo credo che sia un'iniziativa importante perché porta a diffondere dappertutto nel mondo la visione, la cultura e l'immagine di Torino.